Buongiorno e bentornata ad un nuovo appuntamento con Bookmania, appunto ogni giorno insieme per parlare di libri, dei migliori libri in circolazione di vario genere. E oggi lo potete vedere già da un piccolo angolino qui al di sotto, abbiamo due libri perché fanno parte di una serie, la trilogia di Biancaneve. Vi faccio vedere subito il primo romanzo già uscito lo scorso anno per Mondadori, si intitola Rosso il sangue di Salla Simù. E quello appena uscito, il secondo di questa serie, che si intitola Bianca la neve, sempre ovviamente di Salla Simucca. Siamo davanti a una serie di romanzi thriller per ragazzi che arrivano da lontani paesi nordici e che hanno quindi una connotazione anche a livello di ambientazione davvero particolare. Ogni romanzo è possibile leggerlo a sé, perché la storia inizia e finisce, ma come sempre c'è un filo rosso, e in questo caso è del tutto casuale il riferimento al primo romanzo che lega entrambi i primi due volumi e poi ovviamente a seguire anche il terzo. Io chiederei alla regia intanto di vedere il trailer in italiano del primo romanzo, in modo che se non lo conoscete lo potete recuperare, poi torniamo in studio per parlare invece del secondo. Era di nuovo nascosta, ancora in fuga dagli sguardi. Chiuse gli occhi. Non puoi scappare. Noi ti troveremo sempre. E quando ti troveremo, ti uccideremo. Nel cuore dell'inverno più rigido, prende vita una trilogia che fa gelare il sangue. Se proprio non gelare il sangue, in senso figurato, indubbiamente tiene sulle spine. La protagonista è la Mickey, questo è il nome, abituatevi già e predisponetevi al fatto che i nomi sia dei luoghi che dei personaggi saranno poco familiari, essendo appunto scritti da un'autrice nordica. La Mickey è la giovane protagonista, ha 17 anni, è una ragazza solitaria, schiva dal passato travagliato, è abituata ad affrontare le difficoltà della vita con il solo suo spirito di adattamento, ama i musei e la musica, frequenta una scuola che potrebbe essere equiparata al nostro liceo artistico, però ha notevoli doti investigative e ha capacità particolari come quella di sapersi travestire ed essere scambiata quindi per altre persone, addirittura per maschio. Quindi nel primo volume lei si troverà a scoprire una serie di soldi insanguinati all'interno della scuola e chiaramente quello la spingerà dal suo animo curioso a indagare, cercare di scoprire di chi sono questi soldi e perché sono insanguinati. Si troverà quindi a svelare un pericoloso criminale, un fatto di sangue appunto nella sua città. Questo è il primo romanzo, dopodiché inizia e finisce, come appunto molte serie a cui ci siamo abituati. Solitamente le serie fantasy hanno una storia che dura in più volumi, mentre serie di stampo romance o gialli vedono gli stessi protagonisti affrontare diversi scenari. Il nuovo, che segue la linea del precedente, tra l'altro vi faccio vedere la cosa interessante e carina anche graficamente, essendo rosso il sangue, anche le pagine del primo romanzo sono rosse, ovviamente sono rosse solamente ai margini, dentro sono esattamente bianche come tutti. Invece in questo caso, come vedete, è tutto bianco, ma all'interno ci sono anche delle illustrazioni o comunque delle pagine che spiccano proprio per dare l'idea di quello che è questo romanzo giallo thriller. E a questo punto direi di vedere il trailer di questo romanzo. Nel frattempo vediamo anche qual è la trama, perché questo è il book trailer ufficiale
direttamente dell'autrice, quindi lo vedrete in lingua straniera, ma non vi preoccupate perché ne parliamo in italiano, però senz'altro le immagini possono rendere l'idea di quello che è l'ambientazione, in questo caso non più nordica, perché la protagonista parte per Praga, dove intende godersi una vacanza in pace e solitudine, lontana dalle oscure vicende in cui è rimasta coinvolta in Finlandia, la sua ovviamente madre patria. Qua vedete anche le copertine dell'ultimo romanzo della serie. Il viaggio però si rivelerà essere tutt'altro che rilassante, infatti poco dopo il suo arrivo viene avvicinata da una ragazza che si chiama Lenka, che afferma di essere sua sorella. Pur sembrandole sincera, Lumikki percepisce però che la giovane donna nasconde qualcosa, una sorta di segreto più grande di lei, radicato nella sua sacra famiglia adottiva. Nel tentativo di fare luce su questo mistero, Lumikki entra in contatto con una strana setta religiosa che a poco si rivela più pericolosa di quanto potesse immaginare, ma per fortuna Lumikki non è l'unica a voler indagare e presto la sua strada incrocia quella di Giri, giovane e brillante giornalista in cerca di scoop, che si trova già da tempo sulle tracce di questa setta. Un'immane tragedia incombe su di loro e qualcuno intende anche lucrarci una grossa somma. Lenka corre un pericolo mortale e così Lumikki, che ora sa molto di più di quello che dovrebbe sapere, cerca di aiutarla. Nell'impietosa calura che imprigiona la capitale ceca, Lumikki sarà costretta a ogni passo a valutare di chi fidarsi, poiché nessuno è puro e bianco come la neve. Quindi una trama senz'altro intricata, in questo caso non più nelle lande sperdute e gelide della Finlandia, ma in una Praga molto calda, e l'autrice è stata in grado di rendere molto bene l'ambientazione di entrambi i romanzi, e la sua scrittura anche riesce a rendere bene l'idea. Pensate che giovane, l'autrice nata nell'81, autrice ed editor di libri per ragazze, ha pubblicato numerosi romanzi, anche una raccolta di racconti, e traduce romanzi per adulti e libri per bambini. Nel 2013 è stata anche insignita di un importante e prestigioso premio letterario finlandese proprio della narrativa per ragazzi, e lo scorso anno è stato pubblicato per Mondadori proprio in Italia il suo primo romanzo che viene appunto pubblicato in Italia, Rosso il sangue, e questo il seguito, Bianca la neve. Quindi aspettatevi senz'altro due romanzi intriganti, narrati dal punto di vista di questa ragazza che, nonostante la sua giovane età, ha già delle capacità molto particolari e decisamente spiccate verso l'investigazione. Non ha nulla a che vedere con la Biancaneve che ci si aspetterebbe, visto che la trilogia è proprio quella di Biancaneve. Tutt'altro, lei è molto più spigolosa, scura, non ha questa pelle bianca, luminosa, ma proprio forse per contrasto o in un qualche modo per somiglianza è abituata anche lei a cavarsela con le proprie armi. Detto questo, vi consiglio ovviamente la lettura di entrambi se amate questo genere, quindi il giallo thriller, soprattutto rivolto a un pubblico per young adults, quindi di adolescenti, ma due libri che possono essere letti anche da chi ha qualche anno in più. E con questo è tutto per Bookmania, vi lascio adesso con l'appuntamento insieme a Mirna, che ieri non è andato in onda, mentre Bookmania torna come sempre domani mattina alle 10:30. Buona giornata!